Benvenuti al Tutti contro Tutti, il maxi faccia a faccia tra gli 8 candidati sindaco che si sfideranno tra pochi giorni, il 6 e 7 maggio, per la fascia tricolore del Comune dell'Aquila. Con noi abbiamo Massimo Cialente, candidato del centrosinistra ricandidato, Ettore Di Cesare, candidato del progetto Appello per l'Aquila, Enza Blundo del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Vittorini, L'Aquila che vogliamo, Angelo Mancini, Italia dei Valori, Enrico Verini, Futuro e Libertà per l'Italia, Pierluigi Properzi, Centrodestra, Giorgio De Matteis, progetto L'Aquila, città aperta. Cominciamo subito con la prima domanda, un minuto per rispondere. Sindaco Cialente, parliamo di ricostruzione. Abbiamo 9.000 pratiche ferme, bloccate. Come si sblocca l'impasse della ricostruzione pesante? Sì, adesso sono un po' scese. E l'impasse si sblocca solo in un modo, convincendo la filiera a lavorare in un modo differente. Noi abbiamo l'ultimo report, ogni venerdì c'è un report che viene consegnato, portato da circa 2 anni, ci dice che abbiamo ancora quasi 4.000 pratiche ferme e presso il Comune abbiamo anche 1.360 pratiche che hanno superato l'esame, ma essendo di singoli appartamenti, mentre ancora non ci sono le parti comuni, sono ferme. Questo vuol dire che abbiamo circa 300, abbiamo calcolato complessivamente fra tutta una serie di blocchi circa 300 condomini fermi, quindi si tratta al più presto di cambiare il modo di lavorare la filiera. A giugno andrà via finalmente il commissario struttura tecnica di missione e la riporteremo a come funzionò per le BPDC. Grazie eccellente, Di Cesare. Sì, dunque il primo punto è il fatto che bisogna fare uno sportello unico, perché il cittadino deve avere un unico interlocutore, quindi semplificare la comunicazione tra amministrazione e cittadino. Poi bisogna assolutamente che le pratiche di un edificio siano unificate. Non è possibile che un condominio con 20 proprietari debba presentare 21 pratiche, è necessario che un condominio presenti una pratica. E come terzo punto, fare un'operazione di trasparenza totale di tutte queste pratiche, in modo che giorno dopo giorno tutti i cittadini possano sapere se a che punto è la propria pratica e se una pratica che è stata presentata un mese prima ha scavalcato nell'iter la sua pratica che è stata presentata 6 mesi prima. Grazie Di Cesare. Enza Blundo. Allora, anche noi consideriamo questo, cioè il fatto di uno sportello unico, perché è importante che non si debba duplicare le stesse pratiche, e inoltre crediamo che si debba dare assoluta precedenza alla ricostruzione delle opere dei privati e evitare queste opere pubbliche che al momento non sembrano opportune. E in ultimo credo che sia importante dare la precedenza alle imprese che usano la manovalanza locale. Grazie Enza Blundo, addirittura in anticipo. Vincenzo Vittorini. Beh, nel momento in cui la governance tornerà nelle mani finalmente del Comune, riorganizzare tutto quanto, quindi riorganizzare la filiera affinché non ci siano doppioni e triploni, ma vengano messe poche e sicure regole certe per una rivisitazione totale del sistema delle ordinanze, affinché in questa maniera tutti sappiano l'iter della propria pratica e tutti sappiano il tempo certo per il rientro nelle proprie case. Facendo anche una convenzione con la nostra università, rimettendo tutti quei milioni di euro che attualmente sono stati sperperati in una filiera che poco ha funzionato, in una filiera in cui il capostipite è il Comune, e che sappia gestire finalmente, anche riorganizzando la propria macchina, questo processo. Grazie a Vincenzo Vittorini. Adesso la parola agli altri 4 candidati. Angelo Mancini, ricostruzione pesante, come si sblocca? Si sblocca in una maniera semplicissima: va rivista la convenzione fatta dal commissario con la filiera, con Fintecna, De Luis e Cineas. Quello che è già accennato qualche altro candidato sindaco, il motivo per cui sono ferme queste pratiche anche al Comune è perché quando si presentano le pratiche di un condominio poi vengono tutte quante spacchettate,
vanno in giro per l'Italia e poi ritornano a Cineas, a Reluis e a Cineas e arrivano al comune senza le parti comuni o con qualche altro condomino che manca. Quindi va rivisto tutta questa impalcatura subito e poi la fine di questa struttura commissariale, che però le ordinanze prorogano al di là di quello che si dice fino al 31 dicembre 2012, costruire una filiera all'interno del comune che esamini subito le pratiche del centro storico, dell'Aquila e delle frazioni. Enrico Verini. Condivido tutto quello che sarò detto, ma sono convinto che non basterebbe. La nostra proposta è diversa, vale a dire istituire un meccanismo di silenzio assenso per questo tipo di pratiche. Io ritengo che bisogna deburocratizzare. Secondo quella che è la teoria del semaforo, per utilizzare una metafora, in un semaforo quando è rosso ti fermi, quando è verde non puoi chiedere il permesso al vigile di ripartire, e così deve essere anche per questo tipo di pratiche. Ovviamente nel semaforo un vigile ci deve stare per controllare che tu non passi col rosso, e questo è quello che io propongo: dare un silenzio assenso ed esercitare a campione un controllo sui cantieri, che è veramente l'unico strumento attraverso cui si può davvero controllare che non vengano commessi abusi e che si rispettino veramente le regole. La burocrazia va tolta, tutto il resto non servirebbe e non porterebbe i risultati che tutti noi auspichiamo. Grazie Ricoverini. Pierluigi Properzi. Ma il problema del blocco della filiera è un problema solo parziale e comunque va risolto cambiando le regole della filiera. Noi sappiamo perfettamente che a dicembre la filiera non ci sarà più. Sappiamo che allora inizierà l'esame delle pratiche del centro storico. Sappiamo che il comune dovrà rinnovare la sua struttura, che è costituita da co-co-co che scadono ogni dicembre, quindi va ripensato completamente il sistema dell'esame dei progetti, che coinvolge non solo il comune, ma coinvolge sovrintendenza, provveditorato opere pubbliche, genio civile. Per fare questo è necessario un provvedimento legislativo. Grazie per Luigi Properzi. Giorgio De Matteis. La filiera è stata per troppo tempo un alibi fin troppo comodo. La filiera può essere combattuta, e parlo in termini di contrasto ai problemi che pone, se si interviene realmente. Sulla filiera era possibile chiedere la rimozione o la penalizzazione, come la si è chiesta per esempio sui progettisti in ritardo e sulle aziende in ritardo. Quindi io ritengo che i ritardi della filiera vadano penalizzati in maniera pesante, per esempio attraverso una denuncia chiara alla Procura della Corte dei Conti, nel momento in cui crea problemi nel mancato reingresso dei cittadini all'interno delle loro case. È un costo aggiuntivo per lo Stato e va penalizzata sui costi che ne derivano e non sugli uomini, sui costi. Comoda come giustificazione, perché il Comune è totalmente disorganizzato nel Dipartimento Sisma e Ricostruzione, non ci sono linee guida, non c'è indirizzo, il Comune in questo momento è allo sbando, fermo in quell'area, nessuno ne parla, quell'area va riorganizzata in maniera adeguata per consentire in maniera seria che il personale possa lavorare e sbloccare le migliaia di pratiche ferme, anche perché ogni pratica ha primo passaggio, indennizzo e gli stati d'avanzamento lavori, troppo lungo per poter essere funzionale. Ricominciamo da De Matteis. Ricominciamo il giro da De Matteis. Con me parliamo di lavoro. La domanda che volevo fare è: oltre ai posti nei call center e supermercati, quali prospettive possiamo dare ai giovani, ai trentenni e alle generazioni future? Certo, non credo che sia la soluzione il problema il call center e il supermercato. Per i call center non ho mai creduto che fosse una soluzione adeguata. Credo che ci siano situazioni diverse. Intanto mettere nelle condizioni i nostri giovani, vogliamo chiamarli trentenni e quarantenni, in grado di fare impresa, di utilizzare risorse finanziarie adeguate per investire sulle loro idee. Quindi un primo passaggio di autorevolezza nei confronti del sistema creditizio per l'accesso al credito, che in questo momento è assolutamente insufficiente, pur avendo liquidità alle banche cittadine sufficiente per poter investire. L'utilizzazione di risorse finanziarie già destinate, questi 90 milioni di euro vanno utilizzati, il ministro Barca dovrebbe procedere piuttosto rapidamente con questo decreto applicativo e credo che la Camera di Commercio sia
l'attuatore adeguato per poter dare rapidamente risposte a questo tipo di esigenza, utilizzazione di fondi CIPE in maniera adeguata, con poi la possibilità da parte del Comune di avere un ufficio realmente adeguato per proporre progetti adeguati dal punto di vista dell'utilizzo FAS e risorse finanziarie di carattere europeo che ad oggi sono mal utilizzate o non utilizzate. Pierluigi Properzi. Condividendo tutti i provvedimenti relativi a una migliore utilizzazione della legislazione esistente e un rapporto con gli istituti bancari realmente contrattuale sull'erogazione del credito, io ritengo che però bisogna operare anche su un altro settore, che è quello di un'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo. I giovani devono trovare nel movimento cooperativo e devono trovare nelle associazioni cooperative uno strumento nuovo di affrontare il tema del lavoro. Questo secondo me è un aspetto non secondario. Ma a tutto questo manca soprattutto un discorso che per un imprenditore è fondamentale, avere un quadro di riferimento chiaro, certo, sul quale poter fondare i propri progetti di vita e i propri progetti di lavoro. Questo quadro è completamente mancante e su questo l'amministrazione deve impegnarsi. Enrico Verini. Agganciare l'erogazione dei 90 milioni di euro del De Minimis a una facilitazione che può venire dal Comune. La nostra proposta è questa: a tutti i giovani che utilizzando quei fondi vorranno aprire imprese e quindi essere liberi di essere orgogliosi del proprio lavoro senza dover chiedere niente a nessuno, noi se vinceremo daremo gli spazi dove operare e lo faremo in una forma quasi gratuita, simbolica, attraverso il frazionamento degli stabilimenti ex Italtel Siemens che sono stati riacquisiti dal Comune. A questo si aggancia la normativa nazionale che permette per gli under 35 la formazione di SRL a un euro, versando un capitale di un euro senza neanche andare dal notaio, quindi in maniera molto veloce. Dobbiamo agganciare alla ricostruzione ogni prospettiva di lavoro e non, come stanno facendo molti candidati in questa campagna elettorale, promettere posti interinari al Comune per lasciare schiavi i giovani dell'Aquila. Angelo Mancini. Ma parlare del lavoro in questa città senza guardare a quello che succede a livello nazionale mi sembra un po' così utopistico, perché oggi il governo nazionale, questo dei tecnici, non fa altro che imporre tasse, imposte e nulla per la crescita, quindi tanto dipenderà dal governo nazionale. Noi abbiamo delle proposte semplicissime. Al di là dell'utilizzo del De Minimis e la messa a disposizione dei locali che oggi il Comune ha ripreso, quelli dell'ex Italtel e della Sercom, uno dei provvedimenti importanti è quello della territorializzazione delle procedure concorsuali. È una cosa prevista per legge dal decreto legislativo 150, dare una sorta di precedenza nelle procedure concorsuali a chi è residente in questa città. È previsto dalla legge, si può fare. Dopo il 6 aprile 2009 sono arrivate tante persone prese dalla graduatoria nazionale protezione civile e i ragazzi di questa città sono rimasti senza nulla. Grazie Vincenzo Vittorini. Allora, un comune con la C maiuscola, un comune con la C maiuscola che sappia fare politica alta negli interessi della città e del suo territorio deve avere idee e progetti per far sì che la città passi da una vocazione a aprirsi a tantissime altre vocazioni che sono legate alla ricchezza del nostro territorio. Passare da una vocazione meramente universitaria in cui l'economia della città era basata sugli affitti a una vocazione invece in cui chi vuole fare impresa non trovi un comune nemico ma un comune amico. E allora sviluppare il settore turistico, il settore biotecnologico, farmaceutico, quello dell'edilizia antisismica che faccia diventare l'Aquila simbolo e per l'Italia e per l'Europa di una città che si ricostituisce, che rinasce basandosi sulle più moderne tecnologie antisismiche. Tutto questo significa fare economia e rilanciare l'economia del nostro territorio. Enzo Blondo. Allora, per noi significa aprire dei tavoli di concertazione e di accordo con coloro che lavorano sul settore
e sentire le persone che appunto sono interessate, per esempio un tavolo per le imprese per capire come accedere al De Minimis e chiarire quali sono le priorità e qual è il progetto che potrebbe far acquisire quei soldi. E poi favorire anche l'agricoltura, perché non ci dimentichiamo che abbiamo un territorio che si basava molto sull'agricoltura ed è giusto ridare vita a chi vuole occuparsi di agricoltura e di allevamento, quindi anche dare questo, e favorire le start-up giovanili che possono essere creative e innovative e possono dare nuova linfa al futuro dell'Aquila. Inoltre crediamo che sia opportuno dare in affitto i locali alle persone che hanno bisogno di riaprire attività a prezzi adeguati. Ettore Di Cesare. Sì, dunque l'unica possibilità oggi è un lavoro precario nei call center, e diciamo che quasi tutti i candidati sindaci fanno parte di quei partiti che quelle leggi di precarizzazione del lavoro l'hanno votate. Allora la cura non può essere data da chi questo male e questa precarizzazione la fa vivere ogni giorno ai nostri giovani. È necessario trasferire le risorse che hanno sempre ingrassato le reddite parassitarie di posizione e le clientele verso il talento, le competenze e la capacità innovativa dei nostri giovani e delle nostre piccole e medie imprese artigiane che dovranno avere una percentuale stabilita per i lavori della ricostruzione. Grazie Sindaco Salente. Sì, report del 27 aprile sulla ricostruzione: non ci sono migliaia di pratiche ferme, assolutamente nessuna, 120 in lavorazione. Report del 27. Specificità aquilana, andiamo di corsa. Allora, specificità aquilana del lavoro. Allora, rinforzare il meccanismo dei confidi per l'accesso al credito. Questa, poi utilizzare subito, dopo le elezioni verrà fatto, il decreto delle de minimis per i 90 milioni di euro, creare competitività. Chi fa impresa all'Aquila se oggi un metro quadro di stabilimento di capannone ti costa quanto avvia condotti un negozio? Allora, il Comune ha fatto un'operazione importantissima e coraggiosa, complessivamente 70.000 metri quadri da mettere a disposizione delle imprese artigiane, piccole e medie imprese e industrie, in cambio di ciò che riescono a darci il modo di lavoro. E ultima cosa, i 70 milioni a sbloccare immediatamente con una norma legislativa per i contratti di programma del polo chimico farmaceutico, Thales Alenia, Selex e grazie. Investimenti sul turismo. Grazie. L'unica ricetta. Grazie. E ripartiamo dal Sindaco Cialente con il terzo tema, mi raccomando i tempi. Parliamo di urbanistica. Periferie disordinate all'Aquila, progetto case e moduli MAP calati nel territorio. E che cosa ci sarà nel suo piano regolatore, nel suo nuovo piano regolatore, per riordinare tutto questo territorio? Come è noto, il piano regolatore, che partirà immediatamente, almeno sarà uno dei primi atti della nuova giunta, sarà un piano regolatore, come è noto, è rimasto per quello che era l'indicazione, sarà un piano regolatore molto contenuto come maggior numero di abitazioni, anche perché non ci sarà domanda, parliamo di circa 8-9 mila abitanti. Quindi sarà soprattutto un piano regolatore per andare incontro a quello che diceva lei, come ricucire in questo momento, da un punto di vista urbanistico, quelle periferie confuse e anche come legare le new town, che come è noto sono legate alle frazioni, sono adiacenti alle frazioni, come legarle in un disegno di effetto città. Si tratta di fare solo questo, sapendo che l'operazione di fondo sarà quella di salvaguardare il verde, soprattutto il verde agricolo, quindi un piano regolatore che sia veramente quasi a costo zero da un punto di vista dei volumi e di uso del territorio. Grazie. Di Cesare, il suo piano regolatore. Sì, sono contento che il sindaco parli di consumo di suolo zero. Certo che nei tre anni abbiamo visto solo nuove costruzioni e nessun tipo di ricostruzione che ha devastato il territorio, con il progetto case che è stato devastante e diciamo ben lungi da riqualificare le frazioni. Quindi bisogna partire innanzitutto da una riqualificazione delle periferie, perché è impensabile
esempio, rifare di pettino un quartiere dormitorio come era prima. Allora noi pensiamo a una città policentrica dove gli abitanti delle frazioni e delle periferie abbiano servizi e abbiano piazze dove incontrarsi e non debbano andare in centro storico per qualsiasi cosa, ma che vadano in centro storico per piacere, perché nel centro storico succedono delle cose interessanti. Grazie di Cesare. Enza Blundo. Allora, intanto un piano regolatore che tolga questa delibera 51, che francamente non è stata una bella sorpresa. No, la 51 mi riferisco. 51, intendo quella che ha attribuito il 008, insomma 800 metri quadri su un ettaro di terreno, quindi riferisco a quella. Intanto un piano regolatore che normi invece di arrivare a dover agire in urgenza dopo che ci sono stati contenziosi e dopo che c'è stato un ricorso al TAR. Un piano regolatore che venga gestito in funzione anche delle richieste dei cittadini, perché quella di cui parlava Ettore Di Cesare viene dal tavolo Pettino, un tavolo che ha lavorato e che ha tirato fuori l'esigenza di avere effettivamente una piazza che non hanno mai avuto, un luogo di aggregazione. Un piano regolatore che rispetti quello che sarà e dà un'idea di quello che sarà il futuro dell'Aquila. Grazie. Vittorini. Una città che deve rinascere non può rinascere a macchia di leopardo, deve rinascere armonica, deve rinascere a 360 gradi, deve rinascere bella, deve rinascere degna di essere vissuta. Rinascerà solo se il nuovo comune, la nuova amministrazione comunale ha un'idea precisa di città, ha una visione di futuro non nell'immediato, nel quotidiano, ma nei prossimi a medio e lungo termine. Soltanto dando una missione alla nuova città dell'Aquila si potrà poi rifare un piano regolatore generale che non andrà a colpire determinate zone a vantaggio di altre, e quindi ci sarà questo sviluppo armonico. Chi sarà chiamato a fare come primo atto della nuova giunta, della nuova amministrazione comunale, il piano regolatore generale, dovrà tenere ben in mente quella che sarà la futura mission della nostra città. Grazie. Di qua. Vabbè. Angelo Mancini, andiamo dall'altro lato. Quale piano regolatore per lei? Piano regolatore se ne parla da tanti anni, l'ultimo è del 79, e questo piano regolatore con varianti a tutto spiano sia dell'amministrazione Tempesta che nell'ultima, forse un po' più limitato, è stato stravolto continuamente. Una pratica eccezionale poi è stata quella di favorire la monetizzazione in città, cioè chi costruiva invece di fare opere di urbanizzazione secondaria monetizzava, e quindi verde, parcheggi, tutto quello che poteva essere piste ciclabili e altro scomparso. Il sistema anche dei parchi che tanto viene sbandierato lo vediamo, Piazza d'Armi come è ridotta, quello che deve essere Piazza d'Armi, l'ingresso della città, tutte varianti, anche lì è stata acquisita l'area ma è diventata una parte commerciale. Ancora quello delle cave, uno dei problemi del nostro territorio, va regolamentato anche quello. Non penso che ci servano nuove abitazioni, ma una cura più appropriata del territorio. Enrico Verini. Grazie. Un piano regolatore a volume zero, ossia non puoi edificare nulla se non in sostituzione di qualcosa che viene demolito. Uno demolisci, uno costruisci. E io penso che sia questo il principio da applicare per il futuro, e che abbia la concezione di un moderno piano regolatore, che altrove viene chiamato piano di sviluppo perché traccia anche le linee di sviluppo di una società, di un territorio, di una comunità. Un piano regolatore che abbia anche l'obiettivo non dell'Aquila com'era e dov'era, ma di una città che deve cambiare, correggendo tutti i difetti che aveva e abbellendo cercando di portare bellezza lì dove non esisteva. E parlo non solo delle periferie ma anche del centro storico. Le periferie vanno riallacciate sicuramente, perché adesso ci sono periferie in cui prima viveva una comunità di 400 persone, faccio l'esempio di Pretura affinché si capisca facilmente, oggi ce ne vivono migliaia, eppure i servizi sono rimasti gli stessi, e quindi è chiaro che lì va fatto un investimento con i fondi ordinari, non tolti alla ricostruzione. Roberzi. Da urbanista so che il tema è un tema complesso, cercherò di essere sintetico. Ridare forma urbana
a un sistema insediativo decomposto. Secondo, dare regole certe per come ricostruire e per come riqualificare, perché questo sistema insediativo ha bisogno di una riqualificazione. Partire dalla periferia, che è l'esito di una gestione pessima di un buon piano regolatore. Riqualificazione significa non fare errori, non fare errori di mettere quelli che possono essere i pezzi di una buona riqualificazione nel parco del castello. Mettere ad esempio l'auditorium al centro della periferia. La periferia si riqualifica con buona architettura e buoni edifici pubblici. Grazie Properzi. De Matteis. Sì, la devastante eredità di questa amministrazione è testimoniata dalla precarietà dello stato di pianificazione territoriale. Progetto case, MAP, casette, mancata normazione delle aree bianche, scelte inappropriate su aree strategiche, piazza d'armi, su cui c'è un concorso internazionale, ma oggi la possiamo chiamare piazza Lerchino, perché mi pare che ci sia di tutto e di più. Quindi possiamo cambiargli anche nome. Mancata strategia su aree specifiche della città, dicevo prima, come il Centicolella, come l'area di Collemaggio, come appunto Piazza d'Armi, hanno determinato un'assenza totale di programmazione e pianificazione urbanistica. Siamo arrivati con dei 4-5 piani, non si riesce a capire quanti ce ne siano alla fine di questa legislatura. Piano di ricostruzione che doveva servire a racchiudere all'interno la strategia della città è clamorosamente bocciato da tutti. Abbiamo scelte inappropriate, come prima diceva il professor Properzi, sul castello, incredibili e assurde. A riprendere attraverso un piano di ricostruzione serio la strategia della città e portarla verso il futuro, perché il piano regolatore di qualcuno, grazie, come le viene pensato, è di qui ai prossimi 10 anni. Grazie Matteis. Adesso cambiamo tipo di domanda. Dopo i grandi temi parliamo un po' delle vostre personali figure come candidati sindaci, con delle spigolature che cercheranno di esaminare la vostra situazione. Cominciamo dal sindaco Cialente. Secondo molti lei dopo questi 5 anni, in particolare dopo l'ultimo triennio, è stanco e usurato. Pensa di reggere altri 5 anni psicologicamente e fisicamente? Sempre un minuto per rispondere. Non sono né stanco né usurato, anzi guardi, da quando c'è questo nuovo governo e che ha cambiato nettamente indirizzo rispetto a una fase pesante della chiusura del 2011, quando non c'era più il governo Berlusconi e quando di fronte al muro di gomma e alla struttura commissariale, ai guai combinati alla struttura tech e missione, adesso che si apre una nuova prospettiva, perché Fontana via, Chiodi via, ma non loro, la forma, io sono assolutamente ottimista e guardi, sono convinto che per noi si apre adesso la possibilità di recuperare il tempo perso e di correre avanti, quindi assolutamente tutti dicono anzi che sono sin troppo sereno, ma proprio perché sono decisamente ottimista in questo momento. Adesso andiamo da Giorgio De Matteis. No. Lei viene da 10 anni in consiglio regionale in vari, sì, ruoli. Secondo alcuni sempre questa comporterà una distanza dal comune e dalla macchia comunale, sì. Pensa che questo la rallenterà, il fatto di non conoscere uffici, dirigenti, sistemazioni da tempo? È assolutamente il contrario. Avendo governato la regione in un settore strategico come i lavori pubblici, credo che avere 305 comuni, 4 province, 21 comunità montane da governare, credo non possa porre problemi nel governare da immediatamente dopo la vittoria in questa campagna elettorale il comune dell'Aquila. Anzi, avendo passato qualche anno dentro il comune dell'Aquila, conosco vita, morte e miracoli dei singoli soggetti e delle strutture esistenti, anche le ultime per la verità create, quindi è esattamente il contrario. Anzi, credo che forse la freschezza di poter entrare rispetto a chi magari ha perso la cognizione e la lucidità del controllo della struttura della macchina possa consentire di velocizzarla con maggior lucidità, renderla più produttiva, più efficiente, più operativa e renderla, come dire, più adeguata anche alle esigenze dei cittadini, perché in questo momento chi è dentro il comune avverte la difficoltà dell'essere sereno nel governare il proprio lavoro, e questo si riflette anche sulla efficacia del prodotto all'esterno, perché aquilani su aquilani sono una cosa importante. Gli aquilani dentro il comune sono gli stessi aquilani che sono poi fuori ad aspettare che vengano serviti da questa casa comunale. Grazie. Adesso andiamo da Ettore Di Cesare.
Voi di Appello per l'Aquila siete considerati quelli con tante idee ma con pochi voti dalle malelingue, diciamo così. Non crede che alla fine finirà per vincere la politica tradizionale contro la quale vi opponete? Diciamo che le malelingue sono le sante Agnesi aquilane contro cui ci presentiamo, perché vorremmo vedere dati e fatti più che chiacchiere, e in questi anni abbiamo visto solo chiacchiere. E beh, guardi, sta ai cittadini e alle cittadine aquilane scegliere se appoggiare delle forze politiche che per esempio in questi giorni vengono sponsorizzate da personaggi come Rutelli, come Alemanno o come Mastella. Anzi, mi fa piacere che De Matteis non ha fatto venire qui il suo segretario nazionale Lombardo, forse perché è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Allora ci si deve rendere conto che un'alternativa seria e concreta fuori dai partiti questa volta c'è. Grazie. C'è la possibilità di scegliere altro. Grazie. Adesso andiamo da Pierluigi Properzi. Lei non è un mistero, è un noto urbanista, ma non è un politico, forse meno di tutti. Non ha timore in qualche modo, se è eletto sindaco, di dover dipanarsi tra uffici, dirigenti, burocrazia, meccanismi che non conosce completamente, di altri settori ovviamente rispetto all'urbanistica? Io non sarò politico secondo una concezione politica partitica. Io sono un politico come tutte le persone che si occupano di politica. Anzi, ritengo che la mia decisione di scendere in campo sia una decisione politica, rivolta a un nuovo modo di fare politica. L'esperienza. Io da urbanista lavoro solo con le amministrazioni pubbliche, con molte amministrazioni pubbliche in molte parti d'Italia. Quindi mi devo necessariamente far carico del rapporto fra politica e urbanistica. E le posso garantire che questo è uno dei punti nodali delle amministrazioni, che ad Aquila è un punto non risolto da molto tempo. Grazie, passiamo ad Enza Blundo, Movimento 5 Stelle, Grillini. I Grillini a livello nazionale sono attestati intorno al 7%. Se all'Aquila non dovesse esserci questo risultato, che vuol dire? Che sarò sbagliato candidato o che il Movimento fa da qui all'Aquila? Ma non credo che dipenda da questo, dipende dagli aquilani, che hanno un modo di vedere le cose abbastanza particolare. Io spero che gli aquilani abbiano superato il clientelismo, il modo di basarsi su quello che gli viene garantito, promesso, dato, piccole briciole che poi portano invece ad avere una città nello stato in cui è e nello stato in cui tutti quanti noi abbiamo dovuto per forza di cose rilevarne i difetti. Quindi credo che dipende molto dalla cittadinanza. Io spero che questa volta una grande manifestazione vera, votando le liste civiche, la faranno, perché è quell'unica occasione che hanno, altrimenti se ne riparla fra 5 anni. 5 anni che si continuano a fare delibere del tipo di cui parlavo prima, o peggio ancora delibere che permettono di costruire un inceneritore vicino a un salumificio, insomma scelte di questo genere, oppure ci vediamo le strade fatte all'ultimo minuto dopo che le nostre macchine si sono rotte più volte. Grazie, andiamo da Enrico Verini. Enrico Verini, aver cambiato 3 partiti nella sua recente storia politica, quanto può influire nel giudizio degli elettori? Non lo so, lo vedremo. Io più che 3 no. LD. Ero in 1? No, no. Margherita, LD e FLI? No, no, ero Margherita, si è sciolta la Margherita, non è che sono uscito dalla Margherita, e si è sciolta, la gran parte è confluita nel PD, e io non ci sono mai voluto andare perché non ho questa cultura di sinistra. Una piccola parte era rimasta in un movimento che non era un partito, che è LD, che a sua volta poi è andato esaurendosi.
sono una persona di centro, sono rimasto sempre al centro, però non mi candido in questa città secondo un'alchimia politica, perché non mi candido a fare politica, io non sono un politico, io mi candido a amministrare la città, e amministrare la città non è questione né di partiti, né di destra, né di sinistra, questa città deve andare semplicemente avanti, l'amministratore si distingue in bravo o non bravo, onesto o disonesto, capace o incapace. Grazie Vincenzo Vittorini, candidato sindaco di LCV. All'Aquila Movimento e Liste Civiche non sono mandati oltre il 10%, perché adesso dovrebbe andare diversamente la storia all'Aquila? Perché ora o mai più, perché ora o si fa, comincia a fare politica sana nel a vantaggio di tutta la città e non degli amici degli amici, oppure non ce ne sarà più per nessuno, si cadrà in un abisso dal quale non se ne uscirà più, e allora una lista civica impersona tutto questo, una lista civica pura che da 10 mesi sta battendosi in maniera coerente su un'idea di città ed un progetto, battendosi per una figura di sindaco che non sia un tuttologo ma sia un garante di questo progetto di città, che baserà tutto su una squadra e uno staff che andranno a lavorare in un comune finalmente non fortino, ma in un comune trasparente ed aperto a tutti i cittadini. Solo così questa città avrà la possibilità di risollevarsi. Grazie, chiudiamo con Angelo Mancini. Da consigliere comunale a sindaco, insomma, c'è un abisso. Non le fa un po' paura questo salto da soldato semplice a generale? Ma mi fa paura, so benissimo quali sono le difficoltà di amministrare un comune come quello dell'Aquila. Qui si danno tutte le responsabilità al comune, ma spesso, soprattutto negli ultimi anni, le responsabilità vanno divise con chi ha governato questa città con la struttura commissariale. No, non mi fa paura, penso di conoscere la struttura comunale, quella che comunemente viene detta macchina comunale, come è organizzata oggi, come va riorganizzata e soprattutto quello che bisogna fare nell'organizzazione dei servizi per i dirigenti e soprattutto cambiare, invertire la tendenza che c'è sempre stata, devo dire negli ultimi anni un po' di meno, quella di ricorrere a consulenze continue senza utilizzare le personalità interne, e queste creano un doppio danno all'amministrazione, quella del maggiore sborso di risorse e la demotivazione del personale, è lì che bisogna incidere sull'organizzazione del personale e sulla struttura comunale, penso di poterlo fare perché faccio questo di mestiere. Grazie. Adesso ci avviamo verso la conclusione, ripartiamo con una serie di domande più serrate, 30 secondi se volete anche meno per rispondere perché non è difficile. Partiamo da Giorgio De Matteis: eccetto che per se stesso, per quale degli altri 7 candidati metterebbe una croce, voterebbe? Sì, prima di questo vorrei sottolineare a Di Cesare che ha dimenticato una parte del sistema politico, il PD credo che sia in quell'elenco... PD di Cesare è diverso, PD e SEL, magari Vendola è sfuggita, la Puglia magari, no, ma era solo per ricordarlo. Volevo dire, scusami, non vorrei che ti sfuggisse, posso rispondere? Mi fai rispondere? Sta buono, non ti agitare. 5 secondi, poi facciamo replicare di Cesare, semmai. Io non ho potuto parlare. Prego, per chi voterebbe posso? De Matteis? Altri? Sì, altri rispetto a lei, di questi 7 che vede. Beh, io voterei... Non lo so, sinceramente non lo so. No, non vedo, no, non trovo questa necessità, no. Di votare altri? No. Va bene. Pierluigi Properzi, 30 secondi anche per lei o anche meno se vuole, per chi voterebbe rispetto agli altri 7? Gli stava per sfuggire Properzi, poi ci ha riflettuto. No, io penso che sia lo stile di governo che deve cambiare, nel senso... di provare ad aggregare molto di più di quanto queste nuove liste propongono, questi nuovi candidati propongono. Enrico Verini, vediamo se riusciamo a avere un nome prima di arrivare alla fine. Mancini, va bene, sono onesto, voterei Mancini perché credo che ci stiamo candidando appunto ad amministrare e so che è capace di amministrare, quindi se fossi un elettore di centrosinistra voterei Mancini. Adesso mi scuserà Cialente per il piccolo spot, ma la penso così. È un voto anti Cialente.
Beh, questa riflessione di Properzi mi lascia un po' perplesso, anche perché qui ognuno si improvvisa e spara quello che gli viene in mente. E io voterei Verini, ma lo dico non perché ha detto il mio nome, ma lo dico chiaramente perché penso che all'interno di questo gruppo è quello che conosce meglio il comune dell'Aquila e sa come è organizzato e sa veramente quello che potrebbe fare il giorno dopo. Quindi invito tutti gli altri a una correttezza e non è che si ci improvvisa a questo lavoro. Grazie. Capito? Vincenzo Vittorini, per chi voterebbe tranne se stesso? Per nessuno, ma per il progetto vero a vantaggio della città. Grazie. Molto rapido. Enza Blundo. Io voterei per Vittorini, perché comunque credo che la civicità è importante che diamo spazio a, veramente a una realtà nuova, diversa, a una politica di servizio, a una politica trasparente, vera. Ettore Di Cesare. Ma io voterei per un candidato civico che sia realmente rappresentativo di un movimento che all'Aquila deve essere radicato e non può essere importato da fuori. E il nome? Beh no, uno dei due civici. Grazie. Massimo Cialente. Io ho avuto modo di vedere solo un programma, perché gli altri più che altro molti insulti. Credo che un programma che potrei vedere per alcuni aspetti abbastanza vicino ad alcune dei miei idee è il programma di Cesare, quindi penso voterei di Cesare. Va bene. Ripartiamo da De Matteis, un'ultima domanda. Poniamo l'ipotesi che lei non partecipasse al voto, chi vincerebbe le elezioni? Insulti si dice, non insulti, forse ti viene spesso più quell'altro termine, probabilmente usi spesso insulti. Ah, tu dicevi quello un riferimento al tuo riprogramma. No, mi era sfuggito. Chi se non partecipasse al voto, chi vincerebbe le elezioni? Sarebbe stato interessante avere una bella coalizione che avesse raggruppato un po' tutti quanti per chiudere questa inutile esperienza che si sta concludendo adesso con l'amministrazione Cialente. Professor Properzi? Mi ripeti? Se lei non partecipasse al voto, chi vincerebbe le elezioni? Se lei non avesse partecipato al voto, chi avrebbe vinto? Una domanda difficile. Numericamente probabilmente avrebbe vinto Cialente. La mia partecipazione serve a non far vincere Cialente. Enrico Verini? Io insomma non sono un presuntuoso e quindi non mi va di dare una risposta che non spetta a me, ma spetta a tutti i cittadini e le cittadine di questa città. Non lo so, lo decideranno loro, in base anche al voto che vedremo il 6 e il 7 magari capiremo, qualora io non mi fossi presentato, chi avrebbe vinto. Angelo Mancini. Chi vincerebbe non lo so, perché non è che io condiziono la città con il mio voto. Quello che penso io è che questa città avrebbe bisogno di una coalizione molto omogenea, non quelle eterogenee che hanno governato fino adesso gli ultimi 10 anni della città. Non lo so proprio chi vincerebbe, posso soltanto sperare che dentro il Consiglio Comunale arrivino 32 persone normali e che riescano veramente a governare e a fare i provvedimenti importanti per questa città. Vincenzo Vittorini, chi avrebbe vinto? Avrebbe vinto il vecchio, la politica stantia, la politica che viene decisa, che decide la nostra vita futura, non qui ad Aquila ma nelle segreterie dei partiti. Vincerebbe chi ci considera sempre sudditi e non cittadini, capaci di avere idee e progetti per la nostra città e di essere in grado di creare una leadership forte sulla base di idee e progetti per contrapporci a qualsiasi governo nazionale e regionale nell'interesse della nostra città. Enzo Blondo, chi vincerebbe se... E anche io credo che il nostro voto può soltanto portare a votare le persone che non hanno più votato e non vorrebbero votare finora, quindi credo che anche noi toglieremmo, se non ci fosse il nostro voto ci sarebbero più voti che risulterebbero, ma non che arriverebbero, ma che risulterebbero della vecchia politica, dei partiti, quindi ovviamente togliamo quelli. Ettore Di Cesare?
Guardi, io non ho dati alla mano, è assolutamente mia abitudine parlare solo con dati fatti alla mano. Non abbiamo dati perché non ci siamo potuti permettere, sono sondaggi che costano 12-13 mila euro l'uno, ne vediamo GR tanti e vorremmo tanto sapere come sono stati finanziati questi sondaggi, perché una politica nuova parte innanzitutto dalla trasparenza dei finanziamenti elettorali. Grazie. Sì, si pagano con i finanziamenti rapportati, riportati poi sui siti. Ma nel mio caso è un po' difficile, perché chiaramente se non ci fossi io ci sarebbe comunque un esponente del centro-sinistra rispetto a un centrodestra un po' frammentato, diviso, in guerra, e quindi vincerebbero, credo avrebbe vinto in ogni caso, vincerebbe l'esponente della coalizione uscente, come sta anche nei dati dei quali facevo riferimento e che credo che conosca anche Di Cesare. Ringraziamo gli 8 candidati sindaco dell'Aquila che sono intervenuti a questo Tutti contro Tutti, letteralmente: Massimo Cialente, centrosinistra; Ettore Di Cesare, appello per l'Aquila; Enza Blundo, Movimento 5 Stelle; Vincenzo Vittorini, L'Aquila che vogliamo; Angelo Mancini, Italia dei Valori; Enrico Verini, Futuro e Libertà per l'Italia; Pierluigi Properzi, centrodestra; e domani L'Aquila, candidato anche civico; Giorgio De Matteis, L'Aquila Città Aperta. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti e 8.